Regione si discute il riesame della valutazione di impatto ambientale della raffineria Api di Falconara, scatta il presidio pacifico dei comitati. Frode da milioni di euro arrestato 56enne in Romania posto ai domiciliari dalla Polizia Criminale Romena. Congresso PD non c'è unità senza Ancona, rottura degli equilibri. Domani la candidatura di Petrini, alternativa al segretario Gostoli. Come ogni mercoledì il punto sulle post -sisma, focus sul post-sisma, focus su Tolentino, le novità da Roma sulle difformità, l'aspetto sociale. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Ancona. Siamo anche in streaming sul nostro portale e sulla nostra pagina Facebook. Dunque, come avete letto e ascoltato anche dai nostri titoli, parliamo del presidio pacifico di questa mattina davanti alla sede della Regione Marche in occasione della discussione per il riesame della valutazione di impatto ambientale per la raffineria API di Falconara. Ci racconta tutto Alessandra Napolitano. Queste situazioni sono continue, ma abbiamo anche dei documenti che dimostrano che, quanto sono nocivi per la nostra salute. Tumori. Non è più possibile andare avanti a Falconara, stiamo proprio pensando di andare via. Giornate intere da tenere le, le finestre chiuse, non siamo tutelati da nessuno. Continuano a monitorare e senza risalire, voler risalire veramente alle cause. Un presidio pacifico dei cittadini in Regione, organizzato dai comitati Malaria, Falconara, Castelferretti e Onda Verde Ollus, in concomitanza con la riunione del tavolo di coordinamento concernente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale della raffineria Api, alla quale hanno partecipato il sindaco di Falconara, l'ARPAM, l'Asura, Reavasta 2, l'Ars e i servizi regionali Sanità e Protezione Civile. Alcuni rappresentanti dei comitati, i ricevuti in regione hanno chiesto il rispetto delle prescrizioni impartite alla raffineria API relativamente agli impianti e la revisione dell'AIA. Ci sono 171 prescrizioni, la maggior parte delle quali riguardano l'impiantistica, come la realizzazione di doppi fondi in 58 serbatoi. Tra questi, anche nel TK-61, nel quale lo scorso aprile si è verificato un incidente. Correva l'anno 2002 quando il Comitato Tecnico Regionale intimò all'API di redigere un cronoprogramma di interventi. Inizialmente sarebbero dovuti essere Sarebbero stati tra il 2008 e il 2013, poi il cronoprogramma sarebbe slittato più volte, tanto che i lavori nel serbatoio TK61 sarebbero previsti nel 2025. Dal nostro punto di vista la loro carenza e mancanza è stata che di fronte al non rispetto delle prescrizioni che loro stessi avevano impartito non è accaduto niente. Le normative e la legge prevede che nelle possibilità di questi soggetti che oggi qui ci hanno poi ricevuto ci cioè sia quella di arrivare alla sospensione parziale o totale degli impianti che dovevano avere una determinata manutenzione, se il lavoro non è stato fatto, è nei poteri di questi e del comitato tecnico regionale e della regione come concedente l'autorizzazione? È stato ricordato a tutti i soggetti qui presenti che, se sono i soggetti che autorizzano, Emettendo autorizzazioni condizionate al rispetto cioè delle prescrizioni, sono anche i soggetti tenuti al controllo. In vista dell'imminente scadenza della concessione alla raffineria API, il 28 novembre ci sarà un'assemblea pubblica organizzata dai comitati cittadini presso il Mutuo Soccorso a Falconara, alla quale sono invitati tutti i consiglieri regionali. La regione si è impegnata a istituire una cabina di regia per continuare il lavoro iniziato con il protocollo operativo tra gli enti coinvolti che si è concluso con il rilascio dell'AIA. Ed ora la cronaca, durante un'irruzione della squadra mobile in un'abitazione in centro ad Ancona, occupata abusivamente da alcuni nigeriani e sospetto luogo di spaccio, c'era stato un provvedimento di sfratto mai eseguito. Uno di loro ha inveito con insulti e minacce contro gli agenti per poi sguinzagliare un pitbull. Il cane ha ferito alla mano il responsabile della sezione antidroga medicato dai sanitari sul posto e poi in ospedale per una ferita che ha provocato un copioso sanguinamento. Sono intervenuti esperti dell'Asur per sedare il cane e per condurlo sotto sequestro al canile comunale. In casa c'erano grammi di marijuana, due boccette di metadone, manniti e bilancini di precisione. Il nigeriano è stato denunciato per resistenza e lesioni. Colpi di fucile verso una casa ad Ancona da distanza ravvicinata esplosi da cacciatori durante una battuta di caccia avrebbero colpito anche un veicolo parcheggiato nell'Aia dove alcune persone stavano raccogliendo della frutta. I carabinieri forestali hanno eseguito perquisizioni in tre abitazioni nel comune di Ancona, sono state denunciate quattro persone. In un caso eh, sono state trovate delle munizioni incustodite in una casa dove erano presenti dei bambini. Ora ci spostiamo nel Maceratese. È stato arrestato a Timisoara in Romania un 56enne di Macerata, rappresentante legale di una cooperativa coinvolta in una presunta frode fiscale da decine di milioni di euro nell'ambito dell'operazione Ghost Tax, del nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata delle Fiamme Gialle. L'uomo posto ai domiciliari dalla polizia criminale romena surrogatoria internazionale, attivata dal procuratore di Macerata Giovanni. Giorgio si era reso irreperibile dal 4 ottobre, quando erano scattati altri nove arresti. Ed ora la politica verso il congresso del PD eh, regionale, non c'è unità ad Ancona, c'è stata una rottura degli equilibri, domani c'è la presentazione della candidatura eh, di Paolo Petrini, l'alternativa al segretario del PD di Pesaro, Gostoli. Facciamo il punto con Andrea Fiano. Se il caso vincente, quello da sventolare come esempio virtuoso di buona politica, diventa un vulnus interno. Galassia PD, pianeta Marche, qui dove, in mezzo alla debacle del centro-sinistra, il capoluogo Ancona si è confermato Roccaforte Dem con la rielezione alle ultime amministrative di Valeria Mancinelli, qui dove il rinnovo della segreteria nazionale del partito si sovrappone alla revisione delle gerarchie regionali, con il 2 dicembre data clou, quella del congresso. Ecco che allora chi accoglie chi diventa specchio delle posizioni di appartenenza e dei giochi politici o indizio della reale forza delle varie correnti. Così non passa in secondo piano il fatto che martedì sera, alla Fiera della Pesca di Ancona, la Mancinelli padrona di casa non abbia partecipato all'incontro con Nicola Zingaretti e la sua Piazza Grande. Il governatore del Lazio è al momento l'unico candidato a succedere alla poltrona di Maurizio Martina come segretario del Partito Democratico. Nelle marche lo sostiene di fatto la governance regionale, dal presidente Ceriscioli al presidente del consiglio Mastro Vincenzo, il sindaco di Pesaro Ricci, ma pure i segretari provinciali del partito, gli stessi in sintesi che per la guida regionale hanno trovato in Giovanni Gostoli, attuale vertice provinciale pesarese, il nome giusto da proporre, contando o sperando in una condivisione unitaria per evitare il congresso. Invece proprio ancora, il caso nazionale di successo, si è sistemata capofila di un'alternativa con Macerata e Recanati, nelle persone dei rispettivi sindaci Carancini e Fiordomo e con gli ex parlamentari Carresce e Lodolini. La proposta ha il nome di Paolo Petrini e giovedì pomeriggio sarà il momento della sua presentazione ufficiale. Tra Gostoli e Petrini poteva esserci pure la quota rosa Loredana Pistelli, che poi ha rinunciato pur avendo raccolto le firme per non picconare la fazione marchigiana a sostegno di Zingaretti. Candidato unico in attesa che Marco Menniti sciolga le riserve per l'area renziana. Le Marche invece sanno già di dover arrivare al red razionamo del congresso, con l'Ancona della Mancinelli decisa a rompere gli equilibri contro l'asse pesarese e a evitare di restare ai margini nella scelta del nuovo segretario regionale. Ed ora cambiamo argomento, parliamo del post-sisma, come ogni mercoledì facciamo il punto. Focus dunque su Tolentino, le novità da Roma sulle difformità edilizie, l'aspetto sociale. Ne parleremo come tutti i mercoledì sera con Sibilla Le Voci della Ricostruzione. Intanto vediamo un'anticipazione nel prossimo servizio che parla di Tolentino. Fino a due anni fa era proprio un disastro, adesso piano piano con la gente comincia a tornare in piazza, meno paura, meno a frequentare un po' più il centro. Fa cura, comincia a ritornare, ci vorrà tanto tempo. In una delle città marchigiane più grandi colpite dal sisma di due anni fa si convive con i puntellamenti e le messe in sicurezza le strade sono aperte e la vita nel centro storico ha un'apparente normalità le case come gusci d'uovo fragili nascondono all'interno la furia delle scosse e bei ricordi spezzati poi c'è questo quartiere vicino ad un passaggio a livello di un treno, quello della ripartenza, che ancora deve passare qui il terremoto ha provocato i danneggiamenti più gravi come mostra questa palazzina sezionata in verticale Grazie. Ci sono locali chiusi, ma anche lavori partiti. In questo condominio è attivo il countdown che segnala quanto manca la fine della ristrutturazione. In città ci sono quasi 4.000 sfollati. Attendono gli alloggi dell'invenduto dell'ERAP. Alcuni sono in affitto, altri negli alberghi o nei container fuori dal centro città. Delle problematiche si parlerà il prossimo 15 novembre in una seduta del Consiglio Comunale, aperto alle 15.30 all'Auditorium della Biblioteca Filelfica. Viale Vittorio Veneto Resiste è il mese. Saggio, come una sorta di avvertimento all'ingresso del quartiere più colpito, dove di normale è rimasto ben poco neanche il pane. Il quartiere è completamente vuoto: non c'è gente, non c'è. tutti i palazzi sono rovinati anche dove stanno iniziando i lavori. però purtroppo mandano via le persone perché devono aggiustare. Quindi. Quanto pane vendeva prima, quante ne vende adesso? Io le dico sinceramente: a livello di scontini fiscali, siamo intorno a un 70-80 scontini fiscali di meno a giorno. Adesso. Onestamente lavoriamo un po' con gli operai che stanno lavorando qui, quando almeno un po' di movimento riusciamo a vederlo. La gente non si rende conto di quello che è questo quartiere, ma questo è un quartiere devastato. Comunque siete rimasti? Sì, siamo qui, tiriamo avanti, lottiamo e speriamo bene. Stringiamo i denti finché ce la facciamo. A Senigallia invece è partita la raccolta fondi per l'acquisto di un macchinario per la retinopatia eh, diabetica. L'obiettivo è quello di raccogliere 150 euro in due mesi, vediamo. Insieme per amore è partita a Senigallia la raccolta fondi organizzata dall'Associazione Tutela del Diabetico. Due mesi di tempo per raccogliere circa 150.000 euro per acquistare un fluoro angiografo che verrà collocato nel reparto di oculistica dell'ospedale di Senigallia. Il macchinario, che servirà all'area Vasta 2, è necessario a diagnosticare con certezza il grado di compromissione della retina in caso di diabete, malattia subdola ed insidiosa. In Italia colpisce l'8% della popolazione, nel di Diabetologia di Senigallia i pazienti sono 3.740. La florangiografia, cioè l'esame che viene effettuato con questo macchinario. Permette di riconoscere la malattia retinica, che è una grave complicanza del diabete. La retinopatia diabetica può infatti causare la cecità del paziente e poter studiare e visualizzare le alterazioni della retina permette un precoce trattamento della malattia e consente una riabilitazione visiva ed evita la cecità. Una persona su tre. Può essere un potenziale diabetico, ma eh, non lo sa e quindi prevenire e porre l'attenzione di tutti queste iniziative penso che sia una cosa ottimale. Numerosi gli eventi organizzati per la raccolta fondi, con il coinvolgimento di imprenditori e commercianti del territorio. Gli Pericena oppure collateralmente a degli eventi culturali. Alla fine ci sarà una grande cena di gala con degli chef stellati. E noi per il momento ci fermiamo qui. Ora la linea passa al Meteo, la nostra rubrica Marche Flash, la parte sportiva del nostro notiziario a cura di Andrea Fiano. Restate con noi.